Buongiorno a tutti ragazzi, questo è un altro video, spacchettamento temo. Pacchetto più piccolo rispetto a quelli ricevuti tempo fa. Qua c'è lana, non so se la riuscite a vedere. Allora, ok, ho ripreso questi patch per la fronte che sono praticamente minimizzano l'apparenza delle rughe e appiattiscono, diciamo, la fronte. E ragazzi, è vero, devo dire che è vero. Ovviamente è una cosa temporanea, quindi non fa nel miracolo, però è una cosa. È vero, io ho riscontrato questa cosa. Inoltre questi ci sono, io li ho trovati uguali, precisi, identici su Amazon UK. Non ho guardato su Amazon Italia, però su Amazon ok ci sono e costano tipo 10 volte tanto, perché io questi forse avevo presi, non lo so, un pound, una sterlina, qualcosa meno di 2 forse, e lì stavano tipo 10 pound, quindi assurdo. Poi ho preso queste cose che anche queste le avevo viste su Amazon. Penso che adesso Amazon mi odia perché sto facendo una brutta pubblicità. Comunque devo riuscire a capire come funzionano. Praticamente questi, qua poi si deve fare un foro. Non so se è messa a fuoco, scusate anche la poca luce, ma sta piovendo. Praticamente questo credo che si inserisce. Devo ben vedere, comunque, questo praticamente regola l'acqua che voi date alle piante, nel senso che mettete la bottiglia qua, si avvita, questo è come un normale tappo, quindi avvitate il tappo, inserite questa parte nel terreno e poi gocciola, e quindi praticamente innaffiate le piante poco per volta. Se siete praticamente in vacanza e non avete nessuno che vi annaffi le piante, questi sono ottimi e li ho voluti prendere. Poi ho preso una spazzolina per anche molto ASMR, devo dire, una spazzolina per pettinare soprattutto Oliver, perché a Lana non piace essere pettinata. Poi, quest'altro è praticamente un appendino, questo si appende al termosifone, al termosifone poi puoi appendere una asciugamano, quello che vuoi, per farla asciugare, e questo mi serviva, è anche molto robusto, credo me ne servono altri 2, quindi poi quando farò un futuro ordine su Temu ne prenderò un altro. Poi, ok, penso che questi tutti sappiate che cos'è. Praticamente io ho scelto questa con la faccia di rana. Si inserisce qua dentro, in questa fessura, il tubetto del dentifricio, e man mano che utilizzo il dentifricio questo praticamente scende giù, e quindi non ci sono sprechi di dentifricio, perché cioè, è come se pulite tutto il tubetto. Non so se mi sono spiegata. Che carino, è un, diciamo, un fiocchetto, sì. Praticamente questo si attacca, è un gancio, questo si attacca al poggiatesta del sedile del guidatore o anche del passeggero, e sporge, diciamo, dall'altro lato nel sedile quello dietro, e qua è un, potete attaccare quello che volete. Ho visto questo, mi piaceva, ne avevo visti altri, io poi ogni volta faccio a crocchi sulla macchina quando vado a fare la spesa, ho visto questo, costava poco, ho detto ok, voglio provare a prenderlo. E poi questo, non so che tessuto è questo, è molto carino, molto molto carino. E ho preso anche la fascia per la cintura, quindi ogni volta praticamente mi taglio il collo con quella cintura, invece credo sia ora di questo materiale, ora vedremo se lo troviamo. E questo
il materiale è un po' diverso, però è sempre sulla stessa falsariga di quello. Praticamente questo è molto imbottito e peluscioso di vellutino. Spero vi date qualcosa per la luce. E si mette praticamente attorno alla cintura, così non vi decapitate praticamente. Sempre per la macchina ho dovuto prendere un altro di questi. Io questo l'ho comprato e mi sa che non mi ricordo la scatola. La scatola qui un po' ammaccata, rotta. Vediamo com'è questo. Ah, ok. Cioè si allarga e poi si stringe così. Di così si allarga. E questo è quello che si attacca. Io l'ho preso, così mette la pallina. Beh, poi me lo faccio sistemare meglio dal mio ragazzo. L'ho preso quasi identico, non è uguale, però è sempre sulla falsariga di quello. In un negozio, ma l'avevo visto anche su Amazon, costava 16 sterline. Io questo forse l'ho preso 2-3, non mi ricordo. Poi ho ripreso un altro di quel porta telefono da tavolo. Questo si mette sul tavolo e mette il telefono qui. È utilissimo. Ne avevo preso uno giallo, ora ne ho ripreso un altro verde, in caso dovessi perdere quello. E mi aiuta tanto perché ogni volta che io mettevo il telefono appoggiato da qualche parte mi cadeva, si rompeva la pellicola copre i lenti, macello. Invece con questo sta a saldo e questo è costato 58 centesimi, me lo ricordo. Poi, ok. Io non ho, cani, però ho gatti e questi mi servono lo stesso. Ogni volta costano, tantissimo. Stavo odorando, no? Perché sento tipo un odore strano, ma no, non proviene da questi. Praticamente questo è il porta, sacchettini che non mi serve, devo essere sincera, però mi servivano questi. Mi sembra di averli pagati 88 centesimi quando compro un pound uno solo e quindi mi servivano. Poi scatola un pochettino massacrata, non mi ricordo che qui c'è il coltello. Sto parlando piano perché i gatti dormono, ma soprattutto sto riposando il mio ragazzo, quindi al piano di sopra, proprio sopra la mia testa, e non voglio disturbare. Allora, queste dovrebbero essere due ciotoline di noce di cocco. Ci sono anche i cucchiaini, ma che sono carini! Questi sono i cucchiaini. E questo. No, vabbè, è troppo carino. Mi è innamorata. Non so se queste realmente noci di cocco o è solo la forma della noce di cocco. Però. No, mi sa che è una noce di cocco. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Che proprio qua ci sono le venature, riesco proprio a toccarle. Sono veramente deliziose. Queste ovviamente non si possono mettere in lavastoviglie. Poi siamo quasi per finire. Ok. Io questo me l'aspettavo molto più grande. È anche un po' ben fatto, devo dire. Però vediamo, lo apro, ve lo faccio vedere. Non lo so. Questo collana praticamente dura il tempo di darglielo. È un grattino. Qui anche questa parte con questa corda di questo topolino, troppo troppo carino. Io questo lo volevo mettere in punti strategici dove lei gratta praticamente la moquette, il letto, il divano, qualsiasi cosa. Volevo provare, appunto, ho preso quello più piccolo. È ok, però è troppo piccolo, cioè,
pensavo fosse più grande. C'era la misura, c'erano altre misure, medio e large. Vediamo se lei si trova bene a farsi le unghie qui, anche perché cioè, è leggerissimo, quindi dovrò incastrarlo da qualche parte in modo tale che sia fermo quando lei si fa le unghie. Poi mi spavento per questa cosa perché lei mangia, inghiotte tutto. Vedremo come va. E poi, per ultimo, ragazzi, la scatola è un po' ammaccata. Ho preso un Funko Pop che... cioè, praticamente l'ho pagato quanto pagherei un Funko Pop normale, quindi sui 10 euro, 12 mi sembra questo, ed è praticamente Mary Sanderson di Hocus Pocus, una delle tre streghe. Ditemi che conosce del film, soprattutto il primo, perché è il mio film preferito in assoluto, so tutte le battute a memoria e potrei girarlo io il film. Il secondo mi è piaciuto di meno, però io non me ne intendo di Funko Pop, non voglio rovinare la scatola più di quanto non sia rovinata, non me ne intendo, però cioè, la vedete? Cioè, è preciso, a parte qui che sembra essere non, vediamo se metto a fuoco, sembra non essere stata pitturata proprio precisamente, però per il resto anche tipo il mantello che si muove così, i Funko Pop si smontano, cioè, però la testa gira, guardate il vestito. Niente da dire. Credo che mi prenderò anche Sara, l'altra strega. Ok, l'ho ricomposta. Ho già lei, però non con la scopa. Ora ho lei, quindi credo mi prenderò Sara. Non riesco a capire, ragazzi, se è originale. Come si fa a capire se è originale? Fatemelo, ditemelo, se lo sapete. E niente, questo è stato tutto il mio shopping su Temu. Ah no, no. C'è qualcos'altro qui, ragazzi. Stavo per salutarvi, mi sono dimenticata di aver preso un paio di orecchini. I primi orecchini presi tipo, mi ricordo, 50 centesimi. Che sono... di metallo pesante, non si ha, ok, un'apertura molto ermetica, devo dire, ok, e sono praticamente questi cerchi neri con queste borchette e niente, sono costati pochissimo, sembrano, cioè sono fatti bene, spero non mi vada l'orecchio in cancrena quando li indosserò, ve lo farò sapere. E niente, io sono felicissima di questo ovviamente, ma anche di tutto il resto dell'ordine. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuto, se provereste a comprare qualcosa in particolare di quello che ho comprato io, se questo video vi è piaciuto. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!